certi amori non finiscono mai. Sei tornato in nazionale. Ah, sì, sì, sono tornato in nazionale, devo dirti un po' a sorpresa, sinceramente non me l'aspettavo, però è stato molto bello, sono molto contento di questa cosa. E ne avevo parlato la prima volta, ne ho parlato con Cattaneo a Cancun quando c'è stata la riunione sia della CEV che delle 5UB. Ci ho pensato un pochino, però mi sono detto perché no, quindi è un'esperienza che voglio fare, sarà molto, molto interessante, difficile, però sono veramente contento, sto parlando parecchio con Chicco, ho parlato anche con il presidente e con altri funzionari, vicepresidente e quant'altro della federazione, quindi è un incarico molto bello e stimolante. La tua nazionale l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo ammirata, l'abbiamo goduta, questa nazionale che ritrovi com'è? Ma sai, è una nazionale secondo me comunque che può fare sicuramente bene. Chiaramente i tempi sono cambiati, sono squadre molto forti, quindi sarà molto difficile quest'anno, soprattutto nell'anno preolimpico dove sarà la qualificazione, che secondo me è l'appuntamento un po' più importante. La federazione è stata molto brava ad organizzarla in casa a Bari. Non abbiamo un girone sicuramente facile dove ci sarà la Serbia, ma dobbiamo rispettare anche le altre squadre che sono Australia e Marocco, quindi però dobbiamo essere positivi, ottimisti e cercheremo, soprattutto Chicco con il lavoro, cioè tutti, da tutto lo staff, per arrivare al massimo della forma per questo appuntamento che sarà il più importante di questa stagione. Uno dei ruoli più scoperti è il famoso posto 4, sei pronto? No, io no, cercheremo di trovare altri giocatori molto interessanti, ci sono dei giovani comunque stanno venendo su che proveremo sicuramente, quindi io ho già dato, basta, sono contento così, adesso devo pensare ad altre cose. Roma.